Buongiorno a tutti, eccomi finalmente tornata con uno dei video più attesi dell'ultimo periodo. Siete sempre in tanti, ma davvero tanti, a chiedermi quando uscirà un nuovo video di The Sims. Finalmente sono riuscita a sistemare un pochettino il computer, l'ho alleggerito e di conseguenza riesco a giocare ancora a The Sims, che è uno dei miei giochi preferiti in assoluto. L'unica cosa, ci saranno delle novità, perché da oggi non giocherò più con le famiglie che avete visto fino ad ora. Ho deciso di creare due nuovi personaggi, due ragazze, e credo di fare delle miniserie e quindi incentrarci su un personaggio soltanto per poco tempo e vedere qualcosa di diverso dal solito. Quindi prima di partire direi che è giunto il momento di farvi vedere le ragazze che ho creato. Come vi dicevo, sono andata a cambiare completamente tutto, tant'è che in tutti i quartieri non c'è praticamente niente di quello che c'era prima. Ad esempio a Newcrest sono andata a posizionare un po' di lotti, altri me ne mancano e voglio riempirli tutti. Comunque al momento ho messo in questa zona un bar, poi ho messo la palestra e ho messo una piscina. Tutti questi lotti li ho scaricati dalla galleria di The Sims. Poi qui ho messo una discoteca. In realtà questa zona mi piacerebbe crearla proprio per i giovani, questo quartiere, dedicarlo completamente ai giovani, perché infatti ho messo anche le scuole. Qua c'è la scuola elementare più piccolina e poi c'è la scuola superiore molto più grande, perché ho scaricato la mod Go to School e che non vedo l'ora di provare e proveremo magari nel prossimo episodio insieme a voi per la prima volta. È una mod che si scarica gratuitamente, però di questo ne parleremo in seguito. E poi qui ho messo un altro bar proprio perché mi piacerebbe creare a Newcrest un quartiere proprio per i giovani, dove possono sì studiare ma anche divertirsi con gli amici e tutto quanto. Mentre invece i nostri due nuovi personaggi li ho collocati qui in questo quartiere a Willow Creek. Ho scelto per loro due lotti molto molto piccoli. Qui c'è il lotto di Aria e qui invece c'è il lotto di Lola, quindi si trovano anche abbastanza vicine. Questa casa l'ho scaricata sempre sulla galleria di The Sims, questa invece faceva già parte di questo quartiere, poi però magari col tempo andrò a sistemarla, tant'è che quella di il lotto di Aria in realtà è vuoto all'interno, cioè praticamente non ha niente, non ha letto, non ha divano, non ha frigorifero, non ha bagno, non c'è niente, quindi dopo insieme andiamo ad aggiungere qualcosina. Però prima di tutto vi faccio vedere il personaggio. Lei è il primo personaggio di questa nuova serie, di questa nuova miniserie, chiamiamola come vogliamo. Si chiama Aria Ferrara. Ho scelto per lei questi tratti: animale da festa, sarà sicuramente una ragazza che avrà sempre voglia di festeggiare, di divertirsi con gli amici, di andare in giro a fare festa. Infatti anche il tratto che è socievole, ovviamente le piace tanto interagire con le altre persone, è una ragazza affiliata e poi ovviamente non può che non essere una macchina da ballo, le piacerà andare in discoteca, divertirsi appunto come vi dicevo. Questi sono i look che ho scelto per lei. Come potete notare ho aggiunto ancora il materiale personalizzato, perché cioè io non posso farne senza, secondo me cambia completamente il gioco. È vero che lo rallenta, è vero che ci sono degli intoppi, però io preferisco giocare con il materiale personalizzato e quindi ecco qua, ho scaricato alcune cosine nuove e le ho utilizzate ed eccola qua. Tutto ciò che vedete in viso è quasi del tutto materiale personalizzato: capelli, sopracciglia, ciglia, occhi, tutto materiale scaricato. Ho scaricato anche l'illuminante che si vede leggermente qui, molto bello. E per il suo look giornaliero ho scelto questo vestitino nero con le stelline e questo cardigan bianco e poi ho messo i Dr. Martens. Poi per il look formale invece ho scelto per lei quest'altro vestitino che mi piace davvero tanto, con il maglioncino sopra, e poi ho messo delle scarpe aperte, dei sandaletti. Look sportivo invece ho fatto questo, magliettina, leggings, all star, e poi ho cambiato l'acconciatura, le ho messo questa coda bassa che mi piace davvero molto. Poi look da notte, molto semplice, questo forse non è materiale personalizzato, esatto, una semplice vestaglia. Look da festa, anche per look da festa ho deciso di cambiare l'acconciatura e le ho messo questi space bun bassi,
con la treccina che fa da coroncina, da cerchietto. Ho intensificato anche la parte degli occhi con un trucco molto molto intenso, e poi a questa camicetta è legata in vita e una gonnellina, e anche in questo caso Dr. Martens, proprio perché sono delle adolescenti, quindi non le ho messo i tacchi, però forse all'altra glieli ho messi. Comunque, costume da bagno, ho messo questo che mi piace un casino. Questo non è materiale personalizzato, ma fa parte dell'espansione stagioni, che tra l'altro, ragazze, da quando è uscita, mi credete che non sono ancora riuscita a giocare con questa nuova espansione, perché ho avuto sempre problemi, e quindi la scopriremo insieme. Ho guardato giusto qualche video su YouTube così, però non ho molto tempo per farlo, quindi in realtà so davvero molto poco di The Sims stagioni. Se avete qualche consiglio, qualche dritta, magari scrivetemela qua sotto nei commenti. E poi appunto, con l'introduzione della nuova espansione The Sims 4 stagioni, c'è anche la possibilità di aggiungere due nuovi look, quindi per il clima caldo e il look per il clima freddo. Per il clima caldo ho messo questa magliettina senza maniche, che non fa parte dei materiali personalizzati, e ho messo degli shorts a vita alta con una cintura, le all-star, e anche qua ho cambiato l'acconciatura e devo dire che anche questa mi piace davvero molto. E poi per il look freddo, per il clima freddo, le ho messo questo cappottino color cammello che mi piace tantissimo. Questo fa parte dell'espansione stagioni, quindi non è materiale personalizzato. Le ho messo un berrettino e poi gli UGG per tenerla bella bella al caldo. Prima di farvi vedere il suo appartamento, vi faccio vedere ovviamente anche l'altro personaggio. Ed eccoci qua, lei invece si chiama Lola Scott. Per Lola ho scelto cervello nerd, quindi lei sarà una ragazza che avrà tanta voglia di studiare, super concentrata sugli studi. Poi la mia idea è quella di farle diventare amiche e di farle, insomma, uscire insieme, divertirsi, conoscere altre ragazze, altri ragazzi, cioè ragazzi, perché al momento non conoscono nessuno, e quindi di conseguenza è super veloce ad imparare. Poi ho messo anche topo di biblioteca, perché appunto un nerd ama stare sui libri, leggere un sacco. E poi anche creativa. I look per lei sono questi. Innanzitutto ho deciso stavolta di creare un sim con un colore di capelli diverso dal solito. Ho detto, ho materiale personalizzato e allora usiamolo bene. Ho deciso di fare i capelli rosa per lei. Anche qui nel viso, anche lei, ci sono un sacco di cose che fanno parte di materiale personalizzato. Comunque questo è il suo look quotidiano, quindi maglioncino, semplici jeans skinny e le superstar. Davvero mi piace molto anche lei, e poi adoro questi capelli di questo tono di rosa. Poi il look formale invece è questo. Questo vestito probabilmente l'avrete visto un sacco di volte nei miei vecchi video di The Sims, perché mi piace davvero molto. Poi look sportivo, ecco qua, dei leggings, questo toppettino e delle scarpe da ginnastica super comode. Look da notte, semplicemente in intimo, reggiseno e mutande nere con un po' di rosa. Poi look da festa, questo che mi piace tantissimo, è tutto materiale personalizzato, credo, forse tranne il top. Insomma, toppettino nero, choker nero, gonnellina vita alta nera con i fiorellini, e poi a lei ho messo i tacchi. Devo dire che questa gonnellina, ora che ci faccio caso, è davvero davvero corta. Comunque, look da piscina, ho utilizzato lo stesso costume che ho utilizzato anche per Aria, proprio perché questo costume intero mi piace davvero molto, cioè è troppo bello, ce ne sono tantissimi altri, a lei ho scelto questo. Mentre per il clima caldo ho scelto questo look che mi piace davvero tanto, e che tra l'altro non è materiale personalizzato ad esclusione delle scarpe. Adoro, mi piace davvero tanto questo cappello, e mi piace questa vestaglia, questo vestitino abbastanza morbido bianco, che ho deciso di abbinare poi a queste scarpe che sono materiale personalizzato, perché si intonavano con un pezzo del costume che si intravede. E poi look per clima caldo, ho messo un maglioncino super natalizio, devo dire, dei jeans stretti bianchi. Queste due cose fanno parte del gioco, il maglioncino forse dell'espansione stagioni, credo proprio di sì, dei guanti, e poi gli ho messo anche qui gli UGG alti sul tono del blu, come si può notare. Insomma, ho deciso di creare un outfit sul tono del blu per il periodo freddo, per l'inverno. Ah, mi correggo, vedo adesso qui il maglioncino fa parte dell'espansione festività, che si può scaricare gratuitamente, credo, se non ricordo male. Comunque, fatto questo, direi di farvi vedere gli appartamenti e magari di iniziare a sistemare un pochettino l'appartamento di Aria,
che è completamente vuoto, a differenza del suo che qualcosina all'interno già ce l'ha. Ed eccoci qua, come vi dicevo, l'appartamento, la casettina di Aria è completamente vuota perché non avevo i soldi a sufficienza per poterla... mettiamo pomeriggio che si vede un pochettino meglio, per poterla avere già arredata, quindi ho deciso di lasciarla completamente vuota ed aggiungere l'essenziale perché non voglio ricorrere a trucchetti. Comunque, per quanto riguarda l'aggiunta dei soldi, comunque questa è la sua casetta, molto piccola però mi piace molto, la trovo super accogliente con questo albero grande all'ingresso, con questa ringhiera che delimita insomma il giardino, e direi subito di andare a sistemare un pochettino questa casa. Allora, questo qua è l'ingresso, abbiamo 5 stanze, quindi la mia idea sarebbe quella di farvi qui, come si può già notare, il bagno, quindi qui potremmo fare il bagno, qui potremmo fare la camera da letto, qui la cucina, sì, qui il salotto e magari qui semplicemente una zona dove magari mettere una scrivania, un computer, qualcosina. Quindi direi di partire dal bagno, che è quella cosa che ci serve decisamente. Come prima cosa vado ad aggiungere le luci. Ok, e le luci le abbiamo. Adesso direi di cambiare il pavimento e mettiamo... io direi di mettere questo, che è uno dei miei preferiti, legno chiaro. Allora, direi che serve sicuramente... quanti soldi abbiamo? 4.000 simoleon, perché dobbiamo controllare anche quello. Quindi mettiamo sicuramente... il gabinetto, e mettiamo questo, quanto costa? 400, questo qua 700, tantissimo, è troppo per il momento, questo costa un sacco, questo pure, quindi mettiamo questo qua e magari lo mettiamo qui. Qui mettiamo la doccia o la vasca, vediamo un po'. Allora, di doccia abbiamo queste qui. Questa costa un sacco, 2000, c'è questa piccolina da 1000, 800, 200, 500, doccia da sogno unicorno. A questo punto il gabinetto lo metto qui, ok, e di qua mettiamo ovviamente il lavandino e metterei questo, che è materiale personalizzato, che non costa molto perché viene 300 simoleon, questo viene sempre 300 e questo viene 700, quindi è troppo. Sì, mettiamo questo che mi piace e lo metto così, quindi uno, e poi vediamo se riusciamo a sfruttare, ok, così, perfetto. Poi lo specchio mettiamo questo, bellissimo, bello grande, facciamolo così, ok. E adesso che vedo, le pareti non mi convincono molto, quindi le voglio cambiare e le facciamo vediamo un po', ok, così. Perfetto, quindi lavandino ce l'abbiamo, lo specchio ce l'abbiamo, il gabinetto pure, la doccia ce l'abbiamo, quindi siamo a posto per il bagno, l'abbiamo fatto anche abbastanza carino in realtà. Adesso ci serve il letto, io qua metterei al momento soltanto il letto perché non abbiamo tantissimi soldi, quindi mettiamo un letto, potremmo mettere anche un letto singolo in realtà, questo quanto costa? Un sacco. Mettiamo... oddio, i letti costano davvero tanto. 300, mettiamo questo e lo mettiamo così al momento, mettiamolo magari qua tra le due finestre. Ok, è davvero grande questa camera da letto, comunque il letto ce l'abbiamo. E mettiamo, abbiamo detto, qui la scrivania con il computer. E scrivania mettiamo, questa quanto costa? Ok, costa troppo, 1000... questa 300, che dobbiamo andare sul risparmio, quindi mettiamo questa, mettiamo una sedia e mettiamo questa, non costa tanto, 100, ok. E poi ovviamente il computer e mettiamo, aiuto, questo qua da 800 per forza, quello che costa meno.
e non abbiamo più soldi. Fantastico, quindi dobbiamo fare una cosa. Dobbiamo andare a eliminare una parte di mobile del bagno per forza e almeno mettere il frigorifero e il 500, vediamo se ci basta. Mettiamo il frigorifero e mettiamo il gas per cucinare. E non abbiamo più soldi, quindi l'unico che possiamo mettere è questo. Ok, lo mettiamo qua. Però non abbiamo un tavolo dove mangiare se non qui, quindi vabbè, ok, al momento questa è la situazione. Quindi non abbiamo un televisore, abbiamo davvero pochissimo perché la cucina ha soltanto il frigorifero e il gas, il salotto, l'ingresso soltanto, direi che il computer, la scrivania non è poi male, il bagno, quello è quella cosa più completa che c'è, e anche la camera da letto è davvero molto molto triste. Quindi dovrà sicuramente guadagnarsi qualche soldino per poter permettersi di riempire la sua casa. Ripeto, non voglio ricorrere all'uso dei trucchetti per quanto riguarda i soldi, e quindi la faremo lavorare e piano piano riempirà la sua casa. E nulla, fatto questo, direi di mandarla a conoscere la sua nuova vicina di casa, perché ancora non si sono presentate, quindi direi che è arrivato il momento delle presentazioni. Ed eccoci qua, sono le 9:30 di domenica mattina. Questo è il suo ultimo giorno di vacanza, perché domani alle 8 dovrà andare a scuola, si dovrà svegliare e ricomincerà la sua routine scolastica, inizierà il liceo, quindi avrà sicuramente molto di più da studiare. Quindi, visto che è l'ultimo giorno di vacanza, direi che si deve divertire un pochettino. Come prima cosa la mandiamo a conoscere la sua nuova vicina, che poi di conseguenza sarà anche la sua nuova compagna di classe. Adesso si trova appunto nel suo appartamento, che seppur molto grande è ancora molto molto vuoto, devo dire. E siamo in autunno, non ve l'ho detto, siamo in autunno, lo si può vedere da qui, perché ovviamente inizia la scuola, quindi inizia anche il periodo autunnale. Il tempo attuale di oggi è nuvoloso, le temperature non sono troppo fredde, insomma fa un po' freddo ma non troppo, e la previsione di oggi da nuvoloso. Si può impostare nella modalità, nelle opzioni del gioco qui, opzioni di gioco, la durata delle stagioni, quindi 7 giorni, 14, 28. Io farei 14 giorni per vedere con calma tutto ciò che fa parte di ogni singola stagione. Quindi andiamo ad applicare le modifiche con 14 giorni. Ok, in questo modo adesso dovremmo avere, esatto, uno di 14 giorni. Qui c'è il calendario che ho visto un po' l'altra volta con voi, praticamente qua appunto mi dà lunedì, domani lei va a scuola, esatto, agenda di lavoro scuola, studentessa del liceo da 7, quindi la sua vita per il momento è sul 7, dalle 8 alle 15. Ci sono un po' di festività che fanno parte delle varie stagioni, come ad esempio il festival del raccolto, che non vedo l'ora di scoprire, che però arriverà fra 2 settimane, perché sarà giovedì prossimo, quindi dovremo aspettare un po' di tempo. Nulla, detto questo, direi subito di andare dalla sua amica, che ora non mi ricordo se vive qui. Sì, visita Lola, esatto, andiamo. Ed eccole qua, mi sembra che stiano già andando d'accordo, quindi magari presentiamoci. Facciamo presentazione amichevole. Comunque si vede che è decisamente autunno, perché il cielo è completamente grigio. Facciamo altre scelte amichevole e facciamo racconta una storia da affiliati e poi facciamo devo dire che si sono subito trovate. Dichiara l'amore per la neve. Acquisita l'abilità di carisma per Aria. Ma se ne va la sua amica? Ma no, aspetta. Andiamo a bussare alla porta. Vediamo se ci fa entrare. Grazie. Anche la tua casa è un po' spoglia, mi sembra. Ah no, ha decisamente molte più cose di noi, decisamente. E dichiara la preferenza, dichiara l'amore per la neve, abbiamo detto. Vediamo un poco.
Gaffa! For day! Who's Gaffa? Don't goofoo or rebel! Ah, yes! Marimba! Giocherella! Condividi foto. Blasio Pifa! Exu! Wavu! Ruscan Lampima! Mucipiti! Sfoggia l'abito, vediamo un po'. Lezione sim, macchine da ballo. Aria è una macchina da ballo. Le macchine da ballo amano ballare. Sim con questo tratto possono annoiarsi se non ballano da un po'. Ok, dopo, prima di andare a scuola domani, stasera ti mando a ballare. Magari vai anche con Lola, così vi conoscete anche meglio. Ok, tra l'altro, diciamo intanto complimenti per la casa, dai. Allora, appunto, Aria è un animale da festa e deve presentarsi a 10 sim e ottenere 3 amicizie. Altre scelte amichevole facciamo, chiedi della sua giornata. Sì, ma lei, infatti, Lola adora leggere, è un topo da biblioteca e infatti ha sempre il libro in mano, cioè sempre sempre. Ok, sono le 12:24, quindi direi che è arrivato il momento di andare in piscina questo pomeriggio, proprio per divertirsi l'ultimo giorno prima di rientrare a scuola. Quindi facciamo viaggia e, ok, ecco qua, andiamo ovviamente con Lola e andiamo a Newcrest in piscina. Qui non c'è solo la piscina, ma c'è anche la possibilità di fare yoga, di farsi fare un massaggio, quindi si potranno rilassare. Ed eccoci qua, Lola è già in costume, mentre invece la nostra povera Aria è ancora vestita. Io direi di venire qui e di eseguire una sessione di yoga e facciamo centratura energetica. Lola nel frattempo dov'è finita? Scusatemi tanto, era qui, è arrivata con noi, ora non c'è più. Dov'è andata? Magari è andata giù di sotto. Vediamo, eccola qui, esatto, eccola, eccola qui. Intanto lei si sta esercitando con un po' di yoga. Poi facciamo esercitati nello yoga e poi facciamo anche mettiti in posa e facciamo cane rivolto verso il basso. Vediamo un po'. Brava. Molto bene. Ma la tua amica dove è andata? È ancora giù in palestra? Qui non c'è. Eccola qua, quindi niente, vieni qua anche tu. E nuota qui insieme. Tra l'altro devo dire che le temperature si sono anche leggermente alzate. Infatti fa caldo, molto meglio. Ecco qua. Così andiamo al piano di sotto. Tra l'altro questa piscina, questo lotto è davvero molto bello perché abbiamo questa piscina all'aperto, c'è appunto la possibilità di fare un po' di yoga, qua si può ricevere un massaggio, qui ci si può rilassare intorno al fuoco, giù abbiamo visto che ci sono, c'è una piccola zona per fare attività fisica, il tapirulan, per fare un po' di pesi, un po' di muscoli, e qui c'è la piscina interna, quindi ci si può divertire. Ecco qui, racconta una storia sensazionale, poi facciamo spruzza e magari presentiamoci anche ad altre persone. Presentazione divertente. Ma quante persone che ci sono qui oggi, come si divertono. Il divertimento sta per finire perché dovete tornare a scuola. Racconta una storia incredibile. Fatto questo, direi di fare un po' di palestra, giusto un pochettino, quindi vieni qui e allenamento insieme. Dai, sale sul tapirulano anche tu. Brava. Vai, vai Lola, dai. Perché stai ballando? Sali sul tapirulana, alleniamoci insieme, no? Vabbè, dai, vieni anche tu qui. Niente, non ha voglia di allenarsi con me. Va bene.
sta ballando perché qua c'è la musica, quindi facciamo ballare anche Aria, balla. Balla insieme. Ed eccoli qua, tutti insieme. Renea, Yudhriya Roshba, Quexenas, Rona, Dauba. E niente, direi di fermarci qua anche perché sono già quasi le 6.30 di domenica, quindi manca davvero poco al rientro a scuola. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se l'inizio di una nuova miniserie vi piace, se vi piace la storia come l'ho creata, e se avete qualche consiglio comunque lasciatemelo come sempre qua sotto nei commenti. Pollice in su per supportare il canale, per supportare questa serie, nel frattempo magari facciamole continuare a ballare. La mia idea è proprio quella di seguire queste due adolescenti durante il loro percorso di studi alle superiori e poi anche di farle instaurare amicizie nuove, conoscere nuovi ragazzi, divertirsi in discoteca, al bar, insomma festeggiare insieme come si fa insomma a questa età, prima di farle poi diventare delle giovani adulte, perché al momento sono ancora delle adolescenti, quindi mi piacerebbe seguire in questa miniserie la loro adolescenza. Iscrivetevi al canale se non volete perdere tutti i prossimi video. Vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo prestissimo, spero, con un nuovo episodio. Ciao!